L'ex tronista e la modella si cercano a vicenda, tra loro sembra esserci attrazione. La terza edizione del Grande Fratello VIP si conferma ricca di emozioni e colpi di scena. Se lunedì sera l'attenzione era rivolta all'ingresso in casa di Lori del Santo, in settimana il pubblico è rimasto colpito dal rapporto che si è venuto a creare tra Giulia Salemi e Francesco Monte. I due, infatti, nonostante stiano trascorrendo la settimana in due spazi della casa differenti, hanno avuto modo di festeggiare il Caverna Party insieme. Giulia e Francesco sempre più vicini. L'avventura dei Geffini VIP nella casa più spiata d'Italia è iniziata da appena due settimane, ma il feeling tra Giulia e Francesco è già palese agli occhi di tutti. I due inquilini, nonostante stiano trascorrendo la settimana in due luoghi della casa differenti, ieri sera, complice una festa organizzata in caverna dalla Marchesa d'Aragona, hanno avuto modo di stare insieme. Giulia Salemi non ha nascosto la sua felicità nel riabbracciare la ex tronista ed ha esternato la sua gioia con questa affermazione: "Qui ti ho conosciuto meglio e ti guardo con un occhio più profondo". Un'affermazione, quella della Salemi, che ha lasciato presagire un suo interesse nei confronti dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Va detto che proprio Giulia, durante i primi giorni trascorsi in casa, aveva ammesso di essere stata già attratta da Monte sin dai tempi in cui aveva preso parte a Uomini e Donne. Relax, coccole e baci. La serata di ieri per Giulia Salemi e Francesco Monte è stata davvero splendida. I due, infatti, dopo aver trascorso attimi di complicità in caverna, il luogo meno chic della casa, si sono recati in giardino dove hanno cantato insieme alcune canzoni romantiche. Tra una sigaretta e l'altra, Giulia e Francesco si sono scambiati coccole e baci, davanti agli altri compagni d'avventura che li hanno osservati per gran parte del tempo. Durante la chiacchierata la Salemi ha detto a Monte: "Ti abbraccio proprio da amico, però. Giuro, con affetto lo faccio". Francesco all'esternazione fatta da Giulia ha risposto dicendo: "Non puoi dire una roba del genere, dopo che mi dici cose diverse". L'ex tronista di Uomini e Donne sembra aver percepito un interesse di Giulia nei suoi confronti e sembra apprezzare con piacere i complimenti della modella. Nel corso della prossima puntata i due diretti interessati potrebbero approfondire la questione in diretta, spiegando al pubblico cosa stanno vivendo all'interno della casa di Cinecittà e se, magari, c'è un reale feeling tra i due che va al di là del momento specifico.